Ehi hey, gente, questo è il video del benvenuto sul canale con una puntata di The Last of Us Parte 2. Torniamo noi con un mistero molto intrigante. Chi ha messo incinta Dina? Come reagirà la nostra amica Ellie a una notizia tanto tragica? Perché ormai... guardate come... Indignata la mia patata di fiducia. Non è più, diciamo, disponibile. Ah, Ellie, la gelosia brutta bestia. Proprio senza cuore fra queste battute. Personaggi muoiono qui. Non lo so. È una recita teatrale. Nessuno muore teoricamente. Però se intendi da un punto di vista storia. Poi un altro conto. Io spacco le vetrine perché magari c'è qualcosa. Oh! Vedete perché bisogna spaccare le vetrine? Vedete? Per questo. L'hai presa? Prendi. Oh! Ma sei scema? Prendi sta carta? Ho capito io. Non volevo prenderla. Dai, muoviti. Smettila di piagnucolare, la vita va avanti e troverai qualche un altro. Ho capito io. Poverina, su, dovresti essere contenta. Per carità. Non sarete più, diciamo, amiche di patata, ma di leccatina, ma... Incinta. Incinta, cazzo. L'ha presa malissimo. Non si fa a mantenere un segreto così. Ah! Disse quella immune. L'unico essere umano che conosciamo immune a questa pandemia. Come si fa a tenere un segreto così? Che roba che sei, Eli? Ah, forse di qua c'è della roba importante, ma non vorrei che... mi sa che di qua si prosegue. Mi sa che di qua si prosegue. Ma c'è un generatore attaccato della corrente elettrica. Dell'alcol, vediamo se riusciamo a correrci qualcosa al volo. Sì, un bellissimo Molotovski. Oh, qui c'è qualcosa. Dammi qua un fogliettino con su scritto una riga cancellata. Non penso che torneranno. Non torneranno. Ha cambiato subito idea. Saranno caduti in un'imboscata o mi hanno scaricato. Non è colpa mia se mi sono ammalato. Almeno la febbre è passata, ma muoio di fame. Penso si sia ammalato di raffreddore. Forse dovrei perlustrare gli edifici vicini in cerca di cibo e provare a contattare qualcuno via radio. Due giorni dopo, la pioggia incessante significa che almeno non morirò di sete. Sfortunatamente fa saltare in continuazione la corrente, usare la radio diventa complicato. Non credo... non che mi abbia risposto qualcuno, ma il VLF non può aver colpito tutte le postazioni radio della Fedra. Non può essere, devo insistere. Il giorno dopo, ho sognato che mi irridevano... mentre morivo dissanguato per un proiettile nello stomaco. Mi sono alzato un'ora fa, tremante. Mi serve una sigaretta, sono in un cazzo di teatro. Mi sarei aspettato di trovarne uno o due pacchetti in giro, e invece no. È saltata di nuovo la corrente. Vado sul tetto a vedere di ripristinarla. Non è più tornato, il 16 dicembre. Il 16 dicembre è stato l'ultimo giorno nel quale abbiamo sentito parlare di questo ragazzuolo che era stato abbandonato dai suoi amici perché era malato. Perché aveva il raffreddore, o la diarrea, quello che aveva. Però la febbre gli era passato, è guarito, ma aveva tanta fame. Ma era un fumatore. E no, un fumatore non bisogna mai tenerlo in gruppo, ragazzi. Perché ha bisogno della nicotina. E se ha bisogno della nicotina vuol dire spese, un costo. Se non ha delle abilità... sono proprio una merda a parlare così. Se non ha delle abilità valide, che, diciamo, compensino questo costo fisso rappresentato da quei piccoli bastoncini di nicotina. Questa roba deve essere sua. Allora bisogna scaricarlo. Altra cosa, basta, hai rotto il cazzo. 4 dicembre, io e Perez, Gwen e Adams siamo arrivati alla postazione radio. Volevo vedere perché quando l'hanno abbandonato. 7 dicembre, fabbricciattola. Sono ferite profonde, non posso escludere infezioni. Altri attendono il buio per fare una sortita dall'ospedale in cerca di medicine e altro. Sono bravi ragazzi, perché ci mettono tanto? Quindi, o sono morti all'ospedale, e spero sia questo il caso. Spero che sia proprio quello il caso, che sia semplicemente... coso? Che siano morti all'ospedale, mi auguro per loro, perché se hanno abbandonato un loro amico in questo modo, li trovo vivi, non esiterò a fargli esplodere il cervello. Senza pietà. Senza premura. Senza pudore. Fortuna che gli infetti sono un pochino stupidi e non sanno muovere, diciamo, le finestre scorrevoli, sennò sarebbe un guaio per noi. Questo non si può tirare giù sta scala? Non sanno arrampicarsi sulle scale. Ah, si è messo il cappuccio. Questo è interessante. Carino. Più veloce, Ellie, più veloce! Muovi quelle chiappette. Penso sia morto sul tetto, magari per un infetto o per qualcosa.
Perché l'ultimo avviso è di quando è saltata la corrente sul tetto. L'ho andato a controllare. E suppongo che abbia fatto una bruttissima fine. Vero? Vero? Minchia quanti anni! Ti sei fritto? Ha preso una scossa elettrica. Poveretto. Una brutta morte. Rananana! 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 Ok. Quanto durerà? Non lo so. Poveretto però. A morire così. Davvero brutto. Cerchiamo di non toccare sto cavo. Non vorrei fare la sua stessa fine. Ok, giù. Vediamo se Dina è morta di depressione oppure ha deciso di rivelarci qualche altro segreto compromettente, vista la sua situazione fisica. Il fatto che sei incinta, voglio dire, due vite sono diverse da una. Oh, una radio. Se non avesse avuto un filo del quale prendersi cura sarebbe stato un conto, ma adesso così. C'è un giornale della Fedra, dovremmo leggerlo forse? Pronta, pronta, vorrei una pizza peperoni doppio formaggio. Non è così. Oh, chiavi. Che cos'è? Un mazzo di chiavi. Ok. Detective Conad. No, non dobbiamo leggerlo, quello della Fedra. Va bene. Se non ti interessa. Una chiave per dove? Questa è la domanda. Non c'è niente. Oh, c'è una bottiglia. Una chiave per una porta magari che si trova qui. No? Niente? Strano. Ah no, giù, che le porte erano chiuse. Mi sa che è lì che devo andare. Ok, ci sono. Scorciatoia, gravitazionale. Non imitatemi. Non posso saltare. Palle. Devo per forza farmi una strada. Che noioso che sei. Sei bastardo. Qua, vero? Mi sa di sì. Speriamo non ci siano degli infetti dietro. Ok. Teatro. Chissà se ci sono dei infetti. Secondo me arriveranno sorprese dei... Wow. Joel. Sarebbe bello guardare un film qui. L'ultima cosa che volevi fare insieme a Joel era proprio guardarti un film, se ti ricordi. Cosa farete stasera? Guarderò un film con Joel. Oro Joel. Ho l'impressione che mi spaventerò... No. Strano. Mi sarei aspettato un clicker. Da brividi. Da brividi sì, signorina. Non ci credo. Cos'hai? Ho un'altra chitarra. Vuoi tirare sul morale a Dina? Consigliere andare alla custodia, questa chitarra come costa $3,000 come minimo. Non sono un esperto di musica, ma so quanto costano certi strumenti. Ora suonerà la chitarra e Dina pian piano. Ah, che bella musica. Ti perdono per non avermi perdonato di essere rimasta incinta. Non farmi suonare di nuovo la chitarra, ti prego. Suona automaticamente perché è veramente una rottura di coglioni. No, sta accordando. Ora mi fa di nuovo fare dring qua sul joystick. Guardate. Sapevo, brutta merda. Ma tu delle canzoni contente le conosci oppure solo roba deprimente suoni di solito? Ah, la canzone di Joel è questa. Quella che lui aveva cantato quella notte. Sembra un cambio di scenario, mi sa che utilizzeremo Abby adesso. Può darsi? Cos'è? È già passato un mese. Ah, 3 anni prima. Stavo dicendo cosa? 3 anni dopo? Sei stato 3 anni dentro quel teatro. Quasi a sembrare così. Ah, faccio pena. Ma nah. Ti mancano soltanto i calli sulle dita. Già. Dai, andiamo. È questo? Sì. Ah, cacchio. 3 anni fa sembrava una ragazzina. È proprio cambiata completamente in 3 anni. Altezza a parte, intendo. Provo a indovinare. Beh, che adolescenza, quindi. Vuoi indovinarti la sorpresa ora? Chissà. È un dinosauro?
Smettila di insistere, non te lo dico. Vediamo. Un elefante? Di là devo andare, scusa. È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Tanti gattini? Cioè una nidiata? Cos'è una nidiata? Tanti gattini. Cazzetta e cammina. Che bello questo. Alcune meraviglie della natura. Tranquillo. Data dall'assenza dell'uomo, è proprio la pulizia dell'acqua. Sì. Che stronzo. Che bello. L'acqua così pulita. Mi premuto X per emergere. Ma sei impazzito? Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Quindi adesso sa nuotare. Piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. Quindi adesso sa nuotare. Nel primo capitolo di The Last of Us lei non sapeva nuotare. Ma nuotare non vuol dire agitarsi. Devi solo spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Esatto, vedo che recepisci. Lì, vieni, guarda. Cosa, un cerbiatto lì? Guarda. Sì. Cibo. Ho visto. Sì. È uno scenario così. Cosa può essere? Vai. Sembra. Allora com'è? Calda. Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Adesso me la affoga. Stronza, come osi. Quindi, il fatto che ci abbia fatto vedere che sappiamo nuotare implica che prima o poi dovremmo nuotare. 100%. Sì, nessun problema. Ci sta insegnando a nuotare perché dovremmo nuotare. È un 100%, ragazzi, ve lo garantisco. È un mini tutorial a metà gioco, praticamente. Madonna, Baywatch proprio. Ehi. Il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica. Diceva che le luci erano terroristi. Finivamo più o meno sì. Da un punto di vista da un punto di vista concettuale, sì, erano terroristi. Provaci almeno. Devo finire di parlare. Un altro bel tuffo. Già fatto, devo solo aspettare. Devo aspettare. Dai! Quando hai finito di parlare mi potrò immergere, vero? Ok. Ha finito di parlare. Devo dare la precedenza al vecchio, giusto? E dove sono le mie buone maniere? Racconta. Un nuovo paio di scarpe? Raccontami. Non quante vorrei. Dai, nonnino. Non quante ne vorrei. Dai, nonnino, veloce. Aiutami, 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 aiutami. Uno di quei momenti dolorosi insieme a Joe. Al diavolo, ci rinuncio. Dolorosi, nel senso. Dolorosi ora perché sai che non c'è più. Vado a destra. Per caso è un'enorme collezione di fumetti. Anzi no, una collezione di... Un dinosauro, aveva ragione fin dall'inizio. Cavalca, Joe. Eccoci. Mio Dio, è un dinosauro! Niente meno. Joel! Sorpresa. Un Tyrannosaurus Rex. Oh, porca vacca, un dinosauro! Che bravo papà. Che bravo papà. Mi posso arrampicare? Sì, mi posso arrampicare come? Che stai facendo? Dovevo provarci, ragazzi. Sto scalando un dinosauro! Sì, lo vedo. Cerca solo di non romperti l'osso del collo. Mi è preoccupato. Sono su un cazzo di dinosauro! Ehi, ehi, sei impazzita? Non saltare! Aspetta, scendi, piano. Salta? Sul serio? No, ti spezzerai... No, mi sa che mi faccio male. Ehi, ehi. Ah no, è abbastanza... Non sembrava così profonda l'acqua. Hai visto? Sì, ho visto. Sono stata brava!
brava? Sei stata brava a non romperti niente. Ah, che figata. Non sono un fan di queste scene, diciamo. Carine, però. Io voglio sparare alla gente per questo gioco. Ma sono i dinosauri. Wow. Vabbè. Oh, dei velociraptor. Oh, guarda che artigli. Quello è un velociraptor. In realtà è un dinoico. Sono quasi sicuro che siano velociraptor. Già. O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto. Jurassic Park, intende? Giganti dal passato. Che cosa c'è? Questi cosa sono? Dei topolini. Sognatus. Nome altisonante per questi scriccioli. Sì, attaccavano in branco. Come i lupi. Oh, questo cos'è? Un coso? Un stegosauro. Oh, c'è scritto. Questo aveva un cervello grande come una noce. Ma pensa. Allora avete qualcosa in comune. Buona. Questo è un triceratopo, c'è scritto là dietro. Quindi. Triceratopo vuol dire faccia con tre corna. Questo sarà un branchiosauro, bello, dal collo lungo. Branchiosaurus. Vedete, sono un esperto anche di archeologia, io sono un pacco completo, un pacchetto completo. Finalmente un nome familiare. Branchiosauro. Poi cosa abbiamo? E questi con la coda martello non mi ricordo come si chiamino. Sapete quel cartone che mostravano tanti anni fa sui dinosauri? Che mangiavano le foglie, le fogliettine lì. Le foglie d'albero. C'era il tirannosauro, il piccolo branchiosauro. E come si chiamava quel cartone? Gli amici della valle, qualcosa del genere. Che bello che era. Facevo le elementari, mi ricordo, e lo vedevo la mattina. Che nel frattempo c'era l'apocalisse dei dinosauri e loro cercavano di sopravvivere nella carestia. Non me lo ricordo benissimo, però era proprio un bel cartone. Non ne fanno più così. Sapevi che c'era? No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Che succede se suono, se giro questo? Ma smettila. Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Il sistema solare? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Allora, in ordine. Ti si è fritto il cervello? Venere. Mentre Mercurio volavo, Venere. Tu Terra. Ok, ho capito. Bel sistema. Basta così? È un bel modo per ricordarsi il nome dei pianeti. Quindi sì, mi ero dimenticato Mercurio. Mercurio, Venere, Terra. Mi ricordavo che la Terra fosse terza. Poi dovrebbe esserci Marte, Giove, Saturno, Urano, qualcosa del genere, non me li ricordo bene. Vedete, un po' scienza spaziale non sono poi così preparato. Mi pare fosse Giove, Saturno, Urano. Sì, cazzo. E infine Plutone. Dov'è il volante? Plutone, che è un pianeta nano, dicevano. Non sanno se considerarlo pianeta o no. Io lo considero pianeta, mi hanno sempre insegnato a scuola che fosse un pianeta, quindi... È quello vero. Non mi rompete il cazzo. Che l'originale a me a scuola hanno insegnato che era un pianeta, Plutone. Poi adesso dicono, ah no, è un pianeta nano, è una roccia, non me ne frega. A me a scuola hanno insegnato che è un pianeta nano, non cambio idea. Mi hanno insegnato quello, rimarrò di quell'idea. Per sempre. Sono un ignorante io non cambio idea, sono un bigotto. Stupido. Anche se la mia opinione è sbagliata, la condividerò fino alla fine dei miei giorni. Adesso? Dove dobbiamo andare? Dobbiamo saltare giù? No, da lì siamo entrati. Però pensate, dov'è che... L'erba cresce ovunque. Ah, devo aprire questa. Questa cos'è? Una sonda spaziale. Wow. Ehi, aspetta un attimo. Stai andando in orbita. Mi servirà un casco. Un casco. Certo. Dove ho la testa? È sopravvissuto letteralmente 24 anni per poi essere ucciso da un altro idiota di una ragazzina. Che
occhio. Povero Joe. Alla quale ha salvato la vita. È questo che mi dà fastidio, che le ha salvato la vita. Ve lo ripeterò fino alla fine, è questo che mi dà fastidio, che le abbia salvato la vita. Questo mi brucia, l'ingratitudine. Vuol dire, non capisci che alla fine è una brava persona, se ti ha salvato la vita, non è un predone, non è un ladro. Chiunque altro ti avrebbe sparato e rubato lo zainetto. È pazzesco. Oh, che è successo? Cioè, non lo so, ragazzi, mi è crashata la scheda di acquisizione per qualche motivo. Non so dirvi. Così, per rompere il cazzo. Non c'è un apparente motivo. Wow. Guarda quanti sono questi comandi. È incredibile, cazzo. C'è anche la caffettiera, spero. Riesci a immaginare come... Come un tempo siamo arrivati nello spazio e adesso ci facciamo la guerra per una scatola di fagioli borlotti. Riesco a immaginarlo. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia, un reperto raro. Prendila. Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Ok. Che fortuna non aver trovato neanche un infetto dentro questo museo. Ah, l'atterraggio sulla luna. Un decollo. Sì, questo è un decollo. Sì, è la lunaggio. Vediamo, per non dire cazzate, ma credo che Apollo 11 fosse la lunaggio. Sì, è la prima... Il primo lunaggio, Apollo 11. Chiedermelo. Non c'è di che, piccola. Ora che ci penso, non so se vi ho detto che c'è Nettuno tra Urano e Plutone. Ho detto che c'è Nettuno. Non mi ricordo. Continuassimo a cercare. Sì, ok. Io a quello penso. Ho detto le cose giuste poco fa. Ho detto delle stronzate. Poi controllo, perché è una curiosità. Quali sono i pianeti del Sistema Solare? Madonna, sono forse 15 anni che non mi fanno sta domanda. Eppure me li ricordo ancora, più o meno. Se non per... fosse per... quel cazzo di Mercurio che mi sono dimenticato completamente. Sì. E adesso cos'è? Torniamo, torniamo nel futuro con questa spilla. Spilla spaziale. Potremmo volare nello spazio. Chissà se dopo una roba del genere, come la fine del mondo, si potrà di nuovo tornare alla civiltà normale. E sei finito, Joelino. Torniamo indietro o dobbiamo fare qualcos'altro? Però veramente, se ci pensate, ne abbiamo fatta di strada. Dal accendere il fuoco con dei bastoncini all'andare sulla luna. Non devo andare di qua? Joel, dove cacchio devo andare? Sarebbe che una volta non sapevamo neanche coltivare, adesso abbiamo acquisito così tanta conoscenza.
arrivare così a vedere un gioco così complesso su uno schermo. Quanta strada abbiamo fatto, ragazzi miei. Veramente, sarebbe un peccato se iniziassimo a lanciarci missili nucleari l'un l'altro. Cioè, se buttare nel cesso tutti i sacrifici di miliardi di persone, di antenati che sono fatti il culo per farci arrivare fin qui. Il museo continua là sotto. Non sono mai stato. Mi dispiace non averti fatto finire parlare. Mi dispiace. Sempre farmi preoccupare. Vieni qui. C'è una pozza d'acqua, mi tuffo. Ehi, di chi è il compleanno? Ah, è il suo compleanno. Non te ne approfittare. Guarda cosa. Voglio un bel tuffo. Ah, si deve tuffare. Possiamo fermarci. Ui! Vecchietto. Aspettate, vediamo il Baywatch. No, 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 aspetta, voglio vedere il Baywatch di Joel. Ehi, dammi una spinta. Non lo so. No. Io la porta. Coraggio, non molliamo ora. Ho l'impressione che succederà qualcosa. Se no, come mai? Ha per forza pensato questo momento. Sì, il bel momento, per carità, però. Forza. Però non lo so. Sarebbe finito con l'allunaggio, con la missione dell'Apollo 11, invece sta andando avanti, vuol dire che ci vuole mostrare qualcosa di importante oltre alla spilla. Oddio, qua non si entra, direi proprio di no. Ok, brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Quella trave sembra bella pesante. Vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. Ok, sta attento. Centro di storia naturale. Dinosauri dappertutto. Una bellissima alce. Dura la vita, eh? Ma non credo. Con quelle corna mi sa che si farebbe fuori senza problemi quel branchetto di lupi. Bighorn. Uno stambecco. Ho ucciso per loro. Ah. Oddio, mi sa che incontreremo un psicopatico. È troppo buio qui. Hai la torcia per questo. I quattro soldati a cancello. L'ultimo piangeva. Oh, madonna mia, cos'è una storia questa? Oh, merda. Oh! Mi sento qualcosa, però. La donna che abbiamo torturato è morta soffocata dal suo sangue. Oddio, ho come l'impressione che ci sia qualcuno qui. Di poco simpatico. Oh! Mannaggia a te, stupida torcia! Fuori. No, aspetta! Persone nel furgone, le abbiamo chiuse dentro e cosparse di... Madonna mia! Una bella testimonianza, signorina. O signorino. Beh, un po' tardi per pentirsi dopo quello che hai combinato, non credi? È lui che? Ah, gli hanno sparato in testa questo, vedete il buco che ha nel cranio? Volevamo mettere fine alle sofferenze, volevamo salvare l'umanità. Ogni qualvolta sacrificavamo una parte di noi stessi, i nostri leader ribadivano, ne varrà la pena. Ora ci siamo sciolti, i nostri peccati non sono valsi a nulla. Pensavo che venire qui avrebbe risvegliato qualcosa, uno scopo, i miei genitori ci portavano spesso. È uno dei miei primi ricordi, prima del contagio. Prima della crudeltà dell'uomo, della crudeltà e della violenza. Ricordi che ora risvegliano solo altra rabbia. Non voglio più vivere in questo mondo, non posso accettare quel che sono ora. Beh, si è sparato in testa, questo è un dato di fatto. Credevo di avessero sparato, ma considerando la lettera... Stupidi animali finti. Cos'è, adesso non c'è più rumore? Oh, scenetta! Mi aspettavo di tutto, meno che un cinghiale. Oh oh, no, raccoglierò la torcia e succederà qualcosa di molto brutto. Il cinghiale era piuttosto spaventato. E non da me. Bugiardi, liars, bugiardi. Spegni la torcia, fidati di me. Sono qui. Che diavolo era? Un cinghiale che sta morendo. Solo un animale. Ah, luci. Liars, bugiardi delle luci. Ok, muoviamoci. Voglio accendere un falò prima che faccia buio. Beh, ne avete di strada. Ne avete fatta di strada per arrivare fin qui, no? Una bella gita al museo.